Ciao a tutti e ciao a tutte, io sono Valentina e dalla regia del True Color Studio vi do il benvenuto alla diretta iStream con Enrico Crivellaro Combo. Questa sera abbiamo Pietro Taucher all'organo, Carmine Bloisi alla batteria e naturalmente Enrico Crivellaro alla chitarra. Ma iStream siete anche voi pubblico, infatti potete interagire con noi e farci sentire la vostra presenza tramite la chat e i commenti. Quindi scrivete e fateci sentire la vostra compagnia. Adesso iniziamo con i primi 4 brani, poi entreremo in sala per conoscere meglio i ragazzi e per leggere insieme a loro i vostri commenti. Qui in regia siamo tutti pronti, ragazzi mi fate sentire la vostra presenza, perfetto. In sala siamo pronti? Nicolò, ci sei? Allora, spazio alla musica e prego ragazzi.
Buonasera, ciao a tutti, hello everybody, vi suoniamo qualcos'altro, dai, subito. Questo prossimo pezzo si chiama Forever Free. Thank you.
Thank you.
Ciao ragazzi! Ciao, ciao Pietro, ciao Carmine, ciao Enrico. Bravissimi, grazie. Mi siete piaciuti un sacco. Complimenti, proprio bravi, bravi, bravi. Come state? Bene, stiamo suonando davanti a un sacco di gente, ma non ne vediamo neanche una, è un po' strano. Un po' diverso dal solito. Un po' diverso da come siete abituati voi. Si presume che sia un sacco. Sì, speriamo, no, si spera, ci sono. Allora, io vorrei fare un po' una chiacchierata con voi, così anche gli amici che ci guardano e ci ascoltano da casa possono conoscervi un po' meglio, sì. Che ne dite? Certo. Allora, ho studiato, mi sono preparata su di voi. E ho fatto una chiacchierata in realtà con i ragazzi anche prima della diretta e Enrico in particolare mi diceva che questo gruppo è una sorta di unione di cuori ed è un gruppo dove, come dire, vengono fuse insieme, amalgamate, sublimate tutte le vostre esperienze che sono insomma... Le culture, la storia, gli ascolti... Tutti i concerti che abbiamo fatto, che sono per ognuno di noi sono tantissimi diversi, anche. Abbiamo esperienze diverse che portiamo dentro la nostra musica, che è proprio un crogiuolo di queste culture. Quindi una musica multiculturale, chiaramente di matrice afroamericana, chiaramente. Certo, ma dove però voi, esatto, abbiamo messo la nostra parte. Ci mettete la vostra personalità, esatto, la vostra individualità. La nostra storia. Certo. E tutte le persone che avete conosciuto, le città che avete visto e gli artisti viaggi, con cui avete suonato, eccetera. Sì. Siete stati tutti molto in giro, Carmine ha girato tutta l'Europa. E, Carmine è di origini toscane, di Prato. Da Prato. Bravo. Non si sente. Bravo. Tu per gli appassionati di blues sei conosciuto perché hai collaborato per ben 13 anni dagli inizi degli anni 90 col grande Rudy Rotta. Buon'anima, sì. Esatto. sia live che in studio, me l'ha precisato lui, sia live che in studio. No, per i vari ospiti, perché con alcuni, certo, ho fatto live e con altri delle cose in studio. Per, certo, sì, sì, no, andava precisato, certo. E grazie a questa collaborazione hai potuto suonare con i più grandi artisti del panorama blues e jazz. Un po' di personaggi. E un po' di personaggi, Eugenio Finardi, Peter Green, Brian Auger, non so se l'ho pronunciato corretto. Auger, scusate. Che abbiamo anche fatto un pezzo adesso di Brian Auger, tra l'altro è dedicato al mio maestro. Ah, bello, che bello, buono a sapersi. E niente, quindi insomma hai suonato con grandissimi, grandissimi nomi. Ho avuto la fortuna, l'onore, anche la bravura, il talento e un po' tutti gli elementi messi spero insieme. Spero ci sia stato un pizzico anche di quello. Beh, diciamo, certo, penso proprio di sì. E Enrico mi diceva che si sente molto fortunato ad avere sia Pietro che Carmine. Carmine da una parte perché pur essendo toscano ha la moglie di Padova che l'ha trascinato, credo letteralmente, a vivere qua. Sulle spalle. Così proprio. Però per la gioia di Enrico, perché dice me lo sono, già vi conoscevate se non sbaglio, e avete potuto trovarvi nella stessa città. Vi siete avvicinati. Con Pietro poi la storia è carina, simpatica, particolare, diciamo, sì, perché siete tutti e due padovani. Esattamente. E vi, sì, conoscevate... Io sono di origini austriache, ma... Ah, sì, sì. Ah, bello. Sempre una nuova. Diciamo. Infatti, ne esce sempre una nuova. Bello. Sì, però quando eravamo giovani abbiamo iniziato a suonare insieme per caso, veramente per caso. E poi ci siamo ritrovati negli anni su palchi diversi fino poi ad arrivare addirittura nella stessa etichetta discografica in Canada, pur in due band diverse. E quindi il cerchio si è chiuso praticamente, non si è chiuso, certo, anzi continua a girare, certo, in questo marasma di concerti, di musiche, di viaggi, di aerei, di stanchezza e di gioia. Ed è, devo dire, una cosa molto, molto particolare per due ragazzi che sono cresciuti nella stessa città e si sono conosciuti fin da giovani, poi ritrovarsi a registrare
per una stessa etichetta in Canada. E insomma, in realtà è la realizzazione del sogno. Del sogno tutti e due ascoltavamo dischi di Muddy Waters, Freddie King, Albert Collins da piccoli e sognavamo, facevamo finta air guitar, robe così. E dopo io mi sono trovato a Chicago Blues Festival insieme a tutti i più grandi nel posto più famoso della storia del blues. E questo è stato l'apice, quindi anche il coronamento di questi sogni, ed è anche la prova che i sogni si possono realizzare. E questa è una cosa bellissima e anche una grande soddisfazione, devo dire. E a proposito di città, visto che mi hai nominato Chicago, mi ricordo che mi dicevate che negli stessi Stati Uniti, nella stessa America, ogni città ha un po' un suo stile anche musicale. Sì. Ok. Sì, ho avuto un po' la voglia, anzi all'inizio, di girare l'America, no? Perché per conoscere questo genere di musica, in realtà qualsiasi genere di musica, ultimamente sono molto preso col flamenco, no? E allora devi andare in Spagna per trovare il flamenco, certo. Giusto. oppure la musica afrocubana la trovi a Cuba, no? Allora, se tu vuoi conoscere la musica di un certo posto, devi andare in quel posto e capire come la musica provenga dalla cultura di quel posto, perché è profondamente connessa con il tessuto sociale, con la storia del paese da cui proviene. E quindi non può prescindere la musica appunto dal background culturale di un paese. E quando io ho iniziato a suonare questa musica, sono arrivato ad un certo punto, no? Ad un certo livello, e ho capito che se volevo superare quel livello, l'unico modo per farlo sarebbe stato quello di andare appunto in America a cercare di capire come veniva suonata questa musica. E la ragione è che non è una musica scritta, non è una musica che tu impari dai libri, o adesso c'è YouTube, ma una volta non c'era, no? Però anche questo non è sufficiente, perché questa musica si impara. E noi siamo su YouTube. Però è una tradizione orale che viene trasmessa proprio come, sai, nei villaggi, nelle tribù, sì. Così, dove le persone più vecchie la tramandano alle generazioni più giovani. Ed è così che questa musica si impara, appunto, non si impara studiandola, sicuramente c'è la tecnica, c'è tutto quel lato lì, però c'è una componente emozionale, spirituale e culturale che si impara solo andando alla fonte e cercando di succhiare il più possibile. Se posso aggiungere, certo. Abbiamo parlato di musica, ma in realtà tutto questo c'entra proprio con la cultura, quindi con la cultura in generale. Mangiando con loro, stando lì, andando a giocare a basket per me con loro, andando in chiesa, e lì impari tutto lo slang, il modo di camminare, di rapportarsi, che poi viene portato nella musica, perché certo. Nella musica africana la musica è la comunicazione, l'unica comunicazione possibile ai tempi, e comunque anche adesso, se pensiamo all'hip hop o al rap, è la comunicazione principale dei ghetti. Ti rubo il microfono per un momento, che voglio aggiungere una cosa. Allora, sì. Abbiamo avuto la fortuna di andare in Africa a suonare in Kenya qualche anno fa, ed eravamo a Nairobi per un po' di giorni. Allora siamo usciti qualche sera cercando musica, no? Cioè, noi volevamo andare fuori la sera a sentire musica dal vivo e non riuscivamo a trovarla, e poi abbiamo chiesto in giro, ma dove sono i bar dove suonano, no? Perché noi siamo abituati a questo, che tu vai in un club, in un locale, e trovi un gruppo che suona. Ma in Africa la musica ha una funzione religiosa, viene sovrata ai matrimoni, ai funerali, ai vari riti di passaggio, no? Che ci sono nella, certo, vita di una persona. E la musica segna quei momenti di passaggio lì, e quindi non la troverai mai in un bar, perché non è commerciale, è molto più profonda, è molto più spirituale. Esatto, oppure c'è questo, però appunto la nostra, questo nonostante fossero molti anni, insomma, che suonavamo e conoscevamo tutto questo, siamo andati in Africa e non riuscivamo a trovare musica, e questa era la ragione, insomma, che la musica è molto più molto profonda, sentita, molto profonda, molto più profonda, certo. Che non sono commerciali. Certo, che dimensione molto interessante, devo dire, tra l'altro. Sì, fondamentale. Fondamentale, esatto. E tu hai suonato anche con gli Oscar, hai avuto, non so se la fortuna o il privilegio di accompagnarlo. Il privilegio è la parola giusta, perché ho avuto il privilegio di suonare con
questo signore, che è una leggenda della musica, è uno di quelli, cioè, mi è capitato nella vita di conoscere alcuni di questi personaggi che non solo hanno suonato la loro musica, ma hanno inventato un genere. E Lee Oscar è uno di loro, no? Mi è capitato di conoscere gente che ha inventato il blues, che ha inventato il jazz, ed è tutta un'altra cosa quando si parla con loro, no? Perché è gente che prima di loro non esisteva questo. Non esisteva. E quindi immagina, insomma, parlare di filosofia con Aristotele o qualcosa, sì, del genere. Una bella emozione. E Lee Oscar è l'armonicista, è uno dei leader, dei fondatori dei War, questo gruppo famoso degli anni, sì, 70. E lui è stato, tra l'altro, l'ultima persona a suonare con Jimi Hendrix, la sera stessa in cui Jimi Hendrix purtroppo è morto. E quindi era, insomma, ha vissuto tutti quegli anni che noi abbiamo conosciuto attraverso i dischi. E lui era lì, è arrivato dalla Danimarca, perché era, insomma, di una famiglia danese. A 18 anni lui è andato a vivere a San Francisco, e questi erano i primi anni 60, con un dollaro in tasca. E ha conosciuto tutti questi personaggi che giravano nella Bay Area a quell'epoca, quindi Carlos Santana, quindi i Grateful Dead, e tutta la gente che puoi immaginare che veniva da quell'area, sono tutti amici suoi, e loro tutti collettivamente hanno creato la storia della musica. Perché, certo, se pensi che poi lì c'era il Fillmore West, c'era, sono questi teatri, Woodstock è partito da lì alla fine, quindi uno che è partito dalla Danimarca, ha preso un aereo, è arrivato in America ed è stato nella storia della musica e ha creato la storia della musica. E con un dollaro in tasca. Partendo da lì. Tra l'altro messo in prisone il secondo giorno che era in America, perché, perché stava con le persone sbagliate, non sapeva parlare inglese, così. E quindi spero capiterà di intervistare lui, perché lui è un'enciclopedia, no? Veramente una bella occasione. Sì, ecco, persone del genere sono, cioè, immagina di passare ore e ore, giorni, insomma, in un furgone con qualcuno che ha fatto la storia in questo ambito. Per me è il paradiso. Certo. Grazie ragazzi, grazie veramente di cuore per aver condiviso. Grazie a te, Valentina, la nostra biografia. Ma soprattutto grazie a voi che avete condiviso non solo con me, ma anche con chi ci sta seguendo, le vostre, un po', almeno un pezzettino della vostra esperienza. E ragazzi, io adesso non voglio rubare troppo tempo alla musica, quindi se volete tornare ai vostri posti, io vi chiedo di poter rimanere qui ad ascoltarvi. Mi siedo qua. Metto le cuffie. Consigliamo di mettere le cuffie perché sarà un po' loud, come si dice.
Abbiamo bisogno di un secondo per cambiare la chitarra e vi suoniamo un pezzo che si chiama Hoy No Hay, è per i nostri amici dal Messico. Thank you.
Valentina, come stai lì? Sei sorda? Senti, ti abbiamo tolto l'udito, questo... No, no, sto benissimo e complimenti, ragazzi, veramente. Un aneddoto per gli amici chitarristi. Questo... È un Fender Vibrolux del 63 con il volume a 9 e è così che mi piace. E ho bisogno di un secondo solo per cambiare chitarra e vi suoniamo ancora un pezzo di Pietro. Questo è un nuovo pezzo che ha scritto Pietro. It's a new tune. Thank you.
fantastici, grandissimi ragazzi, veramente ogni pezzo che sento vostro è sempre più bello. Anche perché non li abbiamo sentiti prima. No, vabbè, sì, ok, però... No, però veramente mi stupite ogni volta, mi colpite, insomma. Quindi stiamo sciogliendo adesso, perché in momenti diceva un po' difficile suonare davanti a voi stessi, praticamente. Stessi, siete... Sappiamo che ci sono milioni di persone che ci ascoltano, beh, milioni e milioni. Noi ci siamo venuti un po' a noi stessi. Ah, sì, dici? Non si possono sentire. Non, sì. Sì, siamo appunto davanti a tantissime persone e che salutiamo... Anzi, con molto piacere, perché con è molto fantastico. Affetto, molto affetto. Poi tra poco vi leggo anche i commenti. Benissimo. Sì, sì, adesso. Però volevo solo dire che insomma, sto cercando di tirare fuori tutto quello che si può dalla chitarra guardando un muro. Guardando Pietro. Dietro Pietro, quindi... Così. Sì, perché voi siete abituati a suonare con... A fondo oceanico. Esatto. Dai, che... Sì, è così, è un po' diverso l'ambiente, però è molto molto bello. Noi ringraziamo anzi tra l'altro tutti gli amici del team che ci hanno voluti questa sera. Grazie. Grazie mille. Sono dietro lo schermo nella regia, perché hanno fatto un lavoro veramente straordinario. Veramente, siamo qui è vero. Da due giorni per l'installazione. Eccoli qua, ciao ragazzi. Ciao. Devo dire che sembra semplice, ma qui ci sono è molto complesso, telecamere, infatti. Microfoni. Hanno lavorato molto molto duro per promuovere questo, e a noi fa veramente tantissimo piacere essere qui, perché è una cosa molto speciale che non ci è mai capitato in realtà prima di fare, e quindi spero che insomma chi è riuscito a vederci, che magari non ci vede abbastanza spesso, non riesce a vederci perché non siamo nello stesso posto nello stesso momento, sia insomma riuscito a passare una buona ora con noi questa sera. Beh, guarda, a giudicare dai commenti che mi sono arrivati, direi proprio di sì. Se volete avvicinarvi, sì. Ragazzi, ne leggiamo qualcuno insieme. Scusate. Come? No, anzi. No. Devo dire che sono tutti commenti molto, molto positivi e entusiasti. Fish Business Blues dice: ciao Pietro, sono Fish da Roma. Ciao Marco. Marco Fish è un grandissimo chitarrista di Roma, che è stato anche lui... parte della mia storia. Ma dai, stati... sì, sì. Che bello. E abbiamo ci sta anche seguendo. Suonato per Silvio Berlusconi con lui. Ciao Marco. Ciao, allora. Sì, può dire? Può dire Silvio Berlusconi. Si può, sì, sì, non sì. Mi hanno detto, non mi hanno, tra l'altro non mi hanno detto niente su censure varie, quindi penso che possiamo la dire chiudiamo tutto. Qua, la chiudiamo qui. La musica non ha niente a che fare con la politica. Esattamente. Poi D'Artesia o D'Artesia, non lo so come si pronuncia, che scrive: che trio, puntini, wow, esclamativi. Yes. Il Brand Boss, bravo Pietro, quella Mag suona bellissima. Oh, questo è il mio organo fantastico, Mag, fatto in a Praga. Mag, scusami, non Mag. Sapevo come sì, si sì, pronunciasse. Sì, sì. Grandissimo organo. Poi Lorenzo Risi, no. Awesome guys. Ciao Lorenzo. Lui è un grande chitarrista. Ci ha guardato tutti i musicisti. Infatti. Grande Lorenzo. Vado avanti allora. Vai, avanti. Poi c'è Luca Pasqua di Bisceglie che scrive: grande Pietro. Ehi, lui è un prisoner. E scrive anche: un onore suonare con te. Oh, grande. Lui è giovanissimo. È bellissima la musica, perché ti trovi, io sono un vecchiaccio, oltre 50 anni, e lui ha 19 anni, e quando siamo andati a suonare la prima volta dicevamo l'età così, e lui ha detto: beh, io ne ho 19, e mi è venuto un po' di tristezza. Sì. Però abbiamo tutti la stessa carica. Quella, la bellezza della musica è che non c'è età, non c'è sesso, non c'è razza, non ci sono differenze. Siamo tutti uguali sul palco, bisogna dare tutti il massimo. Il massimo, che bello ritrovare anche colleghi, sì, fantastico. Amici. Che poi sono tutti in zone diverse. In zone diverse, esatto. Quindi ci seguono un po' da tantissimi, sì, posti diversi. Sì. Flavio Paludetti, super. Flavio. Grande chitarrista anche lui. Flavio. Però non conta, perché ci fa sempre complimenti. Vabbè, lui è un Flavio è un chitarrista fenomenale. Devo dire che suonare davanti a lui questa sera, cioè senza averlo davanti, però che ci ascolta e ci guarda. È sempre difficile, perché lui è uno che ne sa di chitarra. Bravo Flavio. E allora ci sentiamo a maggior ragione felici di questo commento. Yeah. Poi Alessio Bagni, complimenti. Quando venite in Toscana, eccolo qua.
commento per te. 28. Quando si va in Toscana? Ah, il 28, è vero. Il 28. 28, 28 di ottobre? Dicembre. Dicembre. Il 28 dicembre, per chi volesse, gli amici della Toscana che vogliono ascoltare... Certo. E... un po' generico, però... infatti se... ancora dobbiamo fissare il luogo. Erano, no, ce ne sono tantissimi ancora, però purtroppo non abbiamo abbastanza tempo per salutarvi tutti. Comunque grazie per il vostro affetto, siete stati tantissimi. E io adesso vorrei lasciarvi suonare l'ultimo pezzo, ma prima di lasciarvi insomma alla musica, ne approfitto per ringraziare tutti quelli che ci hanno seguito e anche per dirvi che se volete potete seguirci su Facebook cliccando il mi piace alla nostra pagina, su YouTube iscrivendovi al nostro canale e se volete potete seguirci anche su Instagram, perché da una settimana abbiamo creato fresco il profilo anche su Instagram. Quindi se la diretta di stasera vi è piaciuta potete rimanere sintonizzati su tutti i prossimi eventi e anche passare parola agli amici. Se invece siete musicisti e siete interessati a essere voi i protagonisti di una serata come questa, a breve aggiorneremo anche il sito truecolorstudio.it e lì potrete trovare tutte le informazioni per accedere a questo servizio. Ne approfitto per dire ancora due cose. Dalla prossima puntata avremo anche Radio Sherwood come media partner, quindi esatto. Quindi le dirette andranno in onda anche sul loro canale web radio e insomma di volta in volta la family si allarga sempre di più. Aspetta, sempre sì. Sul cerchio, le prove che facevo col gruppo della RAI negli anni 80 sono partite proprio da Radio Sherwood. Ma dai, guarda quante cose tornano, è bellissimo. E infine, se volete anche andare a vedervi le dirette precedenti, potete farlo andando sempre sul nostro canale YouTube e cercando la playlist iStream. Detto questo, io vi lascio ai ragazzi che vi suonano il loro ultimo pezzo. Se volete un bis, basta che ce lo scrivete sui commenti e credo che i ragazzi saranno più che felici di concedervelo. Non si sa. Va bene, ragazzi, sì. Bene, allora io ho approfittato del momento così di pausa per cambiare chitarra e vi facciamo questo pezzo con una delle mie chitarre preferite. Questa è la Dan Electro doppio manico baritono e questa si chiama Buddy Blues Boogie Surf. Dano Blues Boogie Surf. Thank you.
All right, all right. Con questa noi vi salutiamo. Goodbye everybody. A Carmine Bloisi alla batteria. Good up for Carmine on the drums. What do you say, Pietro? We go to the four? Should we take to the four? Ladies and gentlemen, make some noise, Valentina. Pietro Tauzer on the keys. Should we take it to the one? Grandissimi ragazzi, sempre più, yeah, sempre più. Un attimo che mi tolgo. Sì, con le cuffie non riuscivo a sentire quello che dicevo. Beh ragazzi, allora, ci sono un sacco di richieste di bis. Andrea Lion, fateci un bis con 3000 S. Grazie Andrea. E poi di nuovo sempre Andrea, sì, vai con il bis, sempre con tantissime S. Poi, esatto. Ma questo era già il bis? Cioè, questo era già il bis? Questo messaggio di adesso. E allora vuole un altro bis? Vuole un altro bis, esatto. Cristiana Mescalchin che dice, io e Marco, ecco, infatti. C'è Pietro che vi saluta, io e Marco vi stiamo guardando con 5 cuoricini e tanti baci a Pietro. E poi sempre lei che dice, come bis last night in Atlanta, please. Io vi ho passato il messaggio, poi vedete voi, insomma. Basta. Bisogna fare quella per forza. Ragazzi, io vado in regia, ne approfitto per farvi di nuovo i complimenti, siete grandissimi, siete veramente grandi. E grazie di nuovo a tutti quelli che stasera ci hanno seguito e ci hanno ascoltato e ancora complimenti, siete grandissimi. Ciao ragazzi, buona serata, ciao, 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 ciao.